siamo al campo profughi di Zateri, vicino al confine siriano, in Giordania, governatorato di Mafraq. E che cos'è questo? Lavoriamo presso un centro donne, per le donne rifugiate del campo. Abbiamo varie attività, le principali sono un laboratorio di cucito e il salone per il taglio capelli delle donne, ma abbiamo anche altre numerose attività che intrattengono donne, ma anche ragazze rifugiate qui al campo. Abbiamo un laboratorio di mosaico, disegno, lettura. Abbiamo anche un laboratorio di handicraft, per cui le donne si ritrovano a fare piccoli oggetti artigianali che ricordano spesso e volentieri i motivi della bandiera siriana. Le attività vengono svolte costantemente tutti i giorni e abbiamo un'alta frequentazione al centro. E perché le donne vengono al centro? Perché lo percepiscono come un luogo sicuro dove non soltanto svolgono delle attività, ma trovano anche compagne, amiche e altre persone con cui parlare e passare il tempo. Quando vengono al centro, che cos'è che vi raccontano essenzialmente? Raccontano fatti di vita quotidiana, dalle cose più positive alle cose anche più negative. Soprattutto ci vengono raccontate molte storie di violenza, non soltanto riferite al conflitto siriano di per sé, ma anche a episodi di violenza che accadono all'interno del campo in contesti familiari. Quindi è importante per le donne questo centro che Intersos ha aperto al campo di Zateri? È molto importante perché iniziano a percepirlo come un centro loro, come un centro in cui possono trovare persone di fiducia con cui possono parlare e vengono veramente volentieri tutti i giorni. Poi parlano fra di loro, quindi ogni giorno abbiamo persone nuove che vengono incuriosite dalle varie attività proposte. E cosa fa Intersos quando donne raccontano di aver subito violenze o in Siria durante il conflitto o anche a volte qui nel campo, in violenza domestica? Che cosa fa Intersos poi? Normalmente quando ci vengono raccontate queste storie, non avendo un mandato specifico per supportare a livello terapeutico queste persone, quello che noi facciamo è riferire il caso ad altre organizzazioni con cui manteniamo contatti costanti perché appunto riescano a gestire la situazione nella maniera migliore possibile, garantendo la sicurezza e la confidenzialità del caso.